Il 2023 è stato l'anno del cambio di passo della ricostruzione. Il 2024 deve essere finalizzato soprattutto a riportare a casa coloro i quali, per effetto del sisma, hanno perso la prima abitazione, che ancora dopo quasi 8 anni percepiscono un contributo oppure vivono nelle cosiddette casette, le SAE o i MAPRE. Da questo punto di vista abbiamo deciso di stabilire una scadenza perentoria 30 giugno 2024, entro la quale è necessario depositare i progetti per tutti coloro che ancora non l'avessero fatto. Nel frattempo, tra il 5 aprile e il 5 luglio, vi sarà l'apertura della piattaforma per continuare a dichiarare la persistenza dei requisiti per usufruire delle misure agevolative. Si va avanti concentrati sugli obiettivi e sulle priorità.